Ben ritrovati in nostra compagnia, adesso cambiamo argomento, parliamo di politica, grandi turbulenze nella politica nazionale che scuotono un po' il nostro paese, dalle dimissioni del presidente Renzi all'elezione e invece del nuovo presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, dopo ovviamente quello che è stato il referendum del 4 dicembre, quindi il no alla riforma costituzionale, tanti eventi che poi si ripercuotono sulla nostra regione, sulla regione Campania. Peraltro da evidenziare una notizia soltanto di qualche ora fa, di questa mattina, e cioè l'indagine contro il presidente della regione Campania De Luca per voto di scambio. Commentiamo quindi questa notizia e tutto ciò che sta avvenendo politicamente nel nostro paese, che naturalmente si riflette poi in Campania, con il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, io partirei da questa notizia che insomma è recentissima. Sì. Sì, assolutamente, l'abbiamo appresa anche noi questa mattina dagli organi di stampa che la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo, un'indagine per reato di istigazione al voto di scambio per ipotesi di reato nei riguardi del presidente De Luca. Questa indagine credo nasca anche dall'esposto che il Movimento 5 Stelle ha fatto sulla vicenda dell'audio di De Luca che parla a 300 amministratori locali del PD e appunto secondo noi fa delle affermazioni gravissime e agghiaccianti. Questa vicenda, il presidente, che è un abile manipolatore della comunicazione, ha tentato in ogni modo di liquidarla come una battuta sulla frittura di pesce. Noi abbiamo ritenuto che invece ci fossero elementi di estrema gravità e quindi responsabilmente abbiamo svolto il nostro dovere prima di tutto di cittadini e poi di portavoce dei cittadini nelle istituzioni, segnalando la questione alla Procura, che adesso appunto in tutta serenità farà il suo lavoro e accerterà la verità. Oltre alla questione giudiziaria ce n'è anche una politica, perché sappiamo che ieri è stata bocciata la mozione di sfiducia al presidente appunto De Luca. A questo punto, allo status quo e alla luce di quello che è accaduto, voi ne presenterete un'altra? Guardi, le istituzioni non sono certamente un gioco e la mozione di sfiducia fatta al massimo esponente della politica regionale non la si fa mai a cuor leggero. La mozione di sfiducia è nata proprio da questa vicenda che noi riteniamo in un altro paese del mondo avrebbe fatto allontanare un personaggio del genere non solo dalle istituzioni ma dalla vita politica. In Italia De Luca, dopo quella che appunto anche la Procura ipotizza possa essere un'istigazione al voto di scambio, Renzi ha elogiato De Luca come buona amministratore, a dire vai avanti e questa la strada, e addirittura l'ha promosso commissario alla sanità. La sfiducia ieri è vero è stata bocciata in aula, ma è chiaro perché la maggioranza io la considero complice di questo sistema che De Luca sta mettendo in piedi in Campania, che è un sistema che va contro la trasparenza, contro la meritocrazia, che spartisce le poltrone agli amici degli amici. La verità è che la mozione di sfiducia, la sfiducia a De Luca, l'hanno votata 2 milioni di cittadini campani il 4 di dicembre e hanno restituito dignità a una terra che è continuamente infangata dalla gestione di questo presidente. Consigliere Ciarambino, inoltre, sempre restando sul presidente De Luca, lui è stato uno dei maggiori sostenitori del sì in occasione del referendum del 4 dicembre che abbiamo poc'anzi menzionato. C'è stata però ovviamente una risposta negativa soprattutto in Campania rispetto a tutte le altre regioni d'Italia. Questo è qualcosa che ancora un po' insomma avvelena quella che è la politica della regione Campania? Ma non credo che avveleni, questo manifesta quella che è la volontà dei cittadini campani. Io credo che se c'è uno sconfitto di questo referendum, di questo voto referendario, a parte il signor Renzi, è il presidente De Luca. Entrambi hanno voluto personalizzare la campagna referendaria facendone un voto politico e non tanto un voto sulla riforma costituzionale. I risultati degli italiani e dei campani bocciano miserabilmente questi due personaggi, più ancora in Campania, che è tra le regioni capofila in Italia della vittoria del no al referendum e dunque anche al sistema che personaggi come Renzi e De Luca incarnano. La verità è che non si vuole assolutamente prendere atto di questa sonora bocciatura da parte dei cittadini. Io dico che è bastato un anno e mezzo di governo De Luca
per smascherare la favola del buon amministratore e far capire ai campani con chi hanno a che fare. Intanto la discussione sul post referendum ha un po' decentralizzato alcuni gravami veri della nostra regione Campania, ovvero in primis quella della sanità. Ora, se diciamo le questioni politiche in realtà si possono discutere all'atere, è pur vero che le situazioni della salute, in realtà la sanità riguarda appunto la salute dei cittadini. Quindi le volevo chiedere se, poiché si tratta appunto di cittadini e non di politica, è possibile incontrare, trovare un punto di unione, un'alleanza con il governatore De Luca affinché si abbiano delle eque risorse anche in merito? Guardi, noi del Movimento 5 Stelle veniamo raccontati come quelli del no. Io le dico che ogni volta in Consiglio regionale, ma in tutte le istituzioni dove siamo, portiamo il nostro contributo in termini di proposta. Le racconto quello che ad esempio è successo ieri in Consiglio regionale, dove abbiamo votato la legge di semplificazione. Avevamo presentato un emendamento, si parla sempre di spesa sanitaria, riduzione della spesa sanitaria, e lo si fa tagliando i servizi ai cittadini. È l'unico modo che questa politica conosce per contenere la spesa sanitaria. Il nostro emendamento di ieri era un emendamento che riguardava la promozione del parto naturale. La Campania è al record italiano per parti cesarei, siamo di gran lunga sopra la media nazionale. E sa perché? Perché il parto cesareo viene rimborsato alle strutture convenzionate il doppio del parto naturale. Allora noi abbiamo detto, con questo emendamento equipariamo i compensi del parto naturale e del parto cesareo in maniera tale da incentivare il ricorso al parto naturale, ottenere il doppio risultato di diciamo recuperare tanti soldi da poter investire nel diritto alla salute dei campani e tutelare la salute delle donne. L'emendamento è stato bocciato, lo ripresenteremo alla legge di stabilità. Dopodiché ieri è stata una giornata straordinaria, perché nel mentre si votava la sfiducia al Presidente c'è stata una rassegna stampa che ha sancito nei fatti la sfiducia e la bocciatura del governo De Luca. In particolare mi riferisco alla sanità, perché la sera prima tutti gli ospedali napoletani erano andati in tilt, le ambulanze erano tutte impegnate sul territorio napoletano e non erano in grado di far fronte alle numerose richieste, due tacche a Loreto Mare sono saltate, non c'erano neanche più le barelle dove mettere i pazienti. Allora io mi auguro che De Luca, oltre ad andarsi a fare le passerelle in corsia a favore di telecamera per dire che ha liberato le corsie dalle barelle mentre le si sono semplicemente nascoste temporaneamente nelle stanze, si renda veramente conto dello sfacelo in cui versa la sanità campana, lui che è il principale responsabile della chiusura degli ospedali cittadini. Senta, restando sulle proposte che il Movimento 5 Stelle fa in Consiglio regionale, c'è ovviamente un'altra problematica alla stregua di quella sanitaria, che è quella che riguarda i trasporti. Sì. Si parla tanto di rivitalizzare, possiamo dire, la Circumvesuviana, perché è veramente diventato un luogo invivibile e non funziona come dovrebbe. Ecco, c'è qualche proposta che voi avete apportato in Consiglio riguardo ai trasporti, e quale? Io la ringrazio per questa domanda, perché sempre a proposito della giornata nera per il Presidente di ieri, sono stati resi noti i dati del rapporto pendolaria di Legambiente, che dicono che la Circumvesuviana e la Cumana, che prima erano fiore all'occhiello del trasporto campano, sono le ultime tratte ferroviarie italiane per qualità del servizio e per sicurezza dei viaggiatori. Non a caso negli ultimi mesi ci sono stati due deragliamenti di treni, dove per fortuna nell'ultimo soprattutto c'erano tantissimi studenti sul treno, non hanno riportato danni. La risposta di De Luca qual è al trasporto pubblico locale? Comprare autobus usati di parecchi anni dalla Polonia. Il Movimento 5 Stelle nella scorsa legge di stabilità ha fatto approvare un proprio emendamento che prevede l'istituzione di un fondo per la manutenzione del materiale rotabile, perché in Campania abbiamo i treni più vecchi d'Europa. Ebbene, questo emendamento, noi prevedevamo anche un appostamento di denaro certo a cui poter attingere, è stato invece svuotato di senso, perché l'appostamento di denaro è stato tolto, il fondo c'è ma viene alimentato con delle entrate tributarie soltanto, diciamo, in misura parziale, che confluiscono in questo fondo. Quindi non c'è una volontà vera di risolvere il problema, e io le dirò di più. Il problema fondamentale di quelli che sono i servizi pubblici, secondo noi del Movimento 5 Stelle, è che ai vertici delle società che gestiscono i servizi pubblici, delle ASL, degli ospedali che gestiscono il servizio sanitario, non si mettono persone competenti. De Luca ha nominato ai vertici dell'EAV De Gregorio, che non mi risulta abbia esperienza nell'ambito dei trasporti, ma che è stato colui che gli ha curato la comunicazione per la campagna elettorale alle regionali. Stessa cosa ai vertici degli ospedali, ai vertici
medici della sanità, grazie a una legge regionale voluta da De Luca, lui nominerà chi vuole con assoluta discrezionalità. In questa regione viene tagliata fuori la trasparenza e il merito, non c'è più la speranza per i campani migliori di riuscire a poter dare il loro contributo a che i servizi pubblici funzionino, e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Iniziamo a fare bandi pubblici e a mettere persone scelte sulla base del merito. Noi vogliamo i migliori ai vertici della sanità, ai vertici del trasporto pubblico, e vediamo se le cose migliorano. Spostiamoci sul fronte nazionale, lo diceva prima anche Claudio, che abbiamo un nuovo presidente del Consiglio, Gentiloni, e molti quotidiani, la maggioranza dei quotidiani in realtà parla di un governo fotocopia, però Gentiloni invece dice che è una scelta di continuità. Lei cosa si sente di rispondere? Guardi, questo è un governo truffa, è una truffa alla volontà di 20 milioni di italiani che il 4 dicembre sono andati a votare no con percentuali di affluenza straordinariamente alte, e questa è una cosa che mi ha reso particolarmente felice, perché il segno che questo popolo ancora vuole contare e vuole decidere, e decidere in ambito politico. La risposta della politica qual è stata? Fregarsene della volontà degli elettori, che chiedevano un cambiamento vero, che chiedevano di andare a votare, e hanno appunto fatto un governo fotocopia dove Renzi è semplicemente uscito di scena ma in mano il telecomando per dirigere tutto quello che accadrà. Non a caso su 18 ministri 12 sono quelli del precedente governo Renzi, ministri che hanno fallito clamorosamente, a partire dalla Boschi, che è stata bocciata sonoramente con la sua pessima riforma costituzionale, dalla Madia, la cui adesso riforma... però la Boschi si ritrova sottosegretario alla presidenza, appunto, è migliorata. Guardi, la politica in questo paese è veramente di pessimo esempio ai cittadini, perché peggio fai, peggio riesci in quello che fai, più indagini o condanne hai, più vieni premiato. Il Senta, Movimento però... 5 Stelle propone un modello che è totalmente diverso rispetto a questo. E le chiederei, prendo spunto da questa risposta, sì, qual è però il modello, soprattutto riguardo alla legge elettorale? Perché voi vi siete schierati contro all'inizio, poi dopo invece avete cambiato un po' idea, perché avete, dalla voce di Grillo, invece sostenuto di andare a nuove elezioni anche rispettando la legge elettorale in vigore adesso. No, non è esattamente così. Guardi, adesso si vuole fare un'altra operazione. Mentre si è tenuto paralizzato il Paese su questa riforma costituzionale che nessun cittadino... Però questa è stata una dichiarazione, sì, quindi è un fatto. Adesso le spiego qual diciamo è la posizione. Si è paralizzato il Paese che ha problemi gravissimi in ambito appunto di lavoro, in ambito di sanità. C'è una povertà che tocca un italiano su tre, un rischio di povertà, oltre il 28% degli italiani. La priorità di questo Paese è stata la riforma costituzionale. Hanno paralizzato le istituzioni per anni, adesso ci vogliono riprovare con la legge elettorale semplicemente per prendere tempo e arrivare al 2018. L'Italicum l'ha voluto Renzi e l'ha scritto in maniera arrogante soltanto per la Camera, ipotizzando già che la sua riforma costituzionale sarebbe stata approvata. I primi a contestare l'Italicum siamo stati noi, tant'è che il Movimento 5 Stelle ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale su questa legge che secondo noi presentava dei vizi di incostituzionalità. Però adesso vorreste andare a nuove elezioni, con quale legge elettorale? Allora, anzitutto in questo momento preciso della vita del Paese c'è una volontà fortissima espressa dal popolo italiano di andare a votare. Con quindi quale legge? Non consentiamo alla politica di prendere altro tempo con la scusa di fare una nuova legge elettorale. La nuova legge elettorale è l'Italicum corretto dalla Corte Costituzionale, che è l'unica legittimata oggi a intervenire e a modificare quella legge. La legge che uscirà dalla consulta il 24 di gennaio potrà essere estesa con le opportune modifiche al Senato e si va a votare. Questa politica non è legge. Però non cambierebbe nella fattispecie. Certo che cambia, vengono corretti vizi di incostituzionalità. Corretti, però non rifatta e si va a una votare. Legge, insomma. Non rifatta una legge, perché questo Parlamento ha fatto l'Italicum, il PD ha fatto l'Italicum quando i sondaggi lo davano in testa, cucendosi addosso una legge per vincere. Adesso vogliono fare la stessa cosa, perché l'Italicum, siccome il Movimento 5 Stelle sì, è la prima forza politica del Paese, detto, favorirebbe il Movimento 5 Stelle. Quindi questa gente non legifera per il bene del Paese, legifera esclusivamente per i propri interessi e pensa di potersi cucire addosso le norme per poter vincere. Sono stati delegittimati dal popolo italiano che non ne può più. Intanto l'unico cambiamento che è avvenuto al post referendum è sicuramente la rottura dell'alleanza tra il Partito Democratico e i Verdiniani, che hanno deciso comunque di lasciare. Oggi noi sappiamo sicuramente che il governo Gentiloni ha incassato la fiducia della Camera e oggi dobbiamo sapere se avrà anche incasserà anche quella del Senato, e effettivamente i dati insomma sono molto molto deboli, anche perché bisogna ricordare che Gentiloni parlava inizialmente di un governo di scopo, però poi lui dice che andrà avanti finché la fiducia, quindi bisogna capire
capire anche qual è il pensiero di Gentiloni e quindi se effettivamente questo governo non si limita a creare semplicemente presupposti per salvare Montepaschi di Siena e quindi creare presupposti, appunto, come diceva Claudio, anche di questa nuova legge elettorale. Allora, guardi, questo è un governo sotto ricatto. È vero che fino ad oggi non hanno dato poltroni a Verdini, ma io appunto ribadisco fino ad oggi, perché oggi sulla stampa c'erano le dichiarazioni di Verdini che diceva staremo a vedere, vediamo quali sono, diciamo, non lo ha detto, ma io credo che si potesse leggere in quelle parole, vediamo quali poltrone ci danno, quali assicurazioni ci danno e valuteremo se votare la fiducia al Senato. Al Senato questo governo ha una maggioranza traballante, quindi avrà bisogno di Verdini e quindi, come è stato per Renzi che se l'è portato in maggioranza, ci sarà un do ut des tra questo governo e Verdini. Un governo che nasce, diciamo, in questa maniera, sotto un ricatto diciamo eclatante e sotto gli occhi di tutti, la dice lunga su che tipo di politica potrà portare per questo numeri paese. Numeri deboli, quindi Gentiloni ce la farà secondo lei? Guardi, io non ho idea se ce la farà o meno. Certamente noi del Movimento 5 Stelle, come abbiamo fatto alla Camera, non ci saremo in aula a votare la fiducia. Se ce la farà sulla base di un ricatto, mettendo insieme una maggioranza che è veramente un'accozzaglia, in questo caso lo possiamo dire, dove non c'è la volontà di occuparsi dei problemi del Paese, ma semplicemente strappare poltrone, favori, leggi appunto che sono favorevoli all'uno all'altro. Vabbè, questo poi gli eventi decideranno, perché insomma ancora bisogna decidere al Senato, c'è una possibilità, vedremo che cosa accadrà. E allora grazie al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino per il suo intervento in diretta con noi. Grazie, grazie davvero e noi restiamo ancora con Mattina 9, c'è lo spazio Medicina curato da Espedito Pistone, quindi pubblicità e poi ancora qui con la Medicina, grazie.